Bene, ecco. Quello che presentiamo adesso è il numero di una rivista, della rivista Oasis, o Oasis in inglese, che se volessimo trasporla in letteratura assomiglia a un racconto breve, vale a dire non è né un romanzo lungo né un articolo di giornale, è appunto una rivista anche di bel formato ampio e che per la prima volta al meeting di Rimini presentiamo, nonostante questo numero e questo anno rappresenti il nono anno di lavoro e di edizione di questa rivista. Oasis è l'oasi, quel luogo dove le persone si possono incontrare tra un villaggio e l'altro, dei quegli spazi vuoti e immensi del Medio Oriente o anche degli altri luoghi del mondo, dove caratterizzati soprattutto dal fatto che prima di entrarvi si depongono tutte le, come dire, le tensioni di potere che contaminano il vero, il possibile incontro del vero, della verità e quindi di colei che porta la verità o come tensione o come desiderio o come certezza, cioè la persona, le persone. Questa rivista è nata sotto la idea e spinta del patriarca Angelo Scola quando approdò a Venezia e si è trasposta adesso anche nella diocesi di Milano dove Cardinale Scola è arcivescovo di quella città. È nata proprio questa esperienza perché attorno alla rivista, o meglio la rivista è il frutto di colloqui internazionali, incontri reali tra persone dedicate soprattutto al dialogo tra il cristianesimo e il musulmanesimo e alla vita dei cristiani nelle terre d'Arabia, del Medio Oriente e dell'Oriente anche inoltrato. È un semestrale e vogliamo oggi riuscire a captare l'importanza di questo lavoro e di questa rivista. E abbiamo qui tra noi ancora Sua Eccellenza Massimo Kamisaska, che anche come vescovo di una città importante dell'Italia vede e vive la realtà del nostro paese come dei paesi dell'Europa dove l'altro non è più altrove ma è qui tra di noi e dove il tema del dialogo e della conoscenza è diventato primario e mette alle strette e alla prova i grandi discorsi o così i grandi principi e fa emergere se esista veramente la possibilità e la capacità della testimonianza, cioè della conoscenza reciproca che può fondare realmente la convivenza tra le persone, partendo dal fatto che ognuno si è chiamato a dare ragione di quello che è, come dire, scopre la verità e può scoprire anche un'amicizia reale con l'altro, laddove il dialogo è invece, come le dottrine più vulgate dall'informazione, dal giornalismo battente fino anche alle così, teologie o anche alle filosofie più in voga, mostrano invece come il dialogo sia una specie di territorio neutro, inutile e alla fine non ci interessi. Invece qui c'è succo, c'è materia, c'è sangue, c'è vita, sia perché nascono da contatti reali e veri, sia perché c'è possibilità anche di incontrarli in una forma estesa, profonda, ma anche legata ai temi attuali. Abbiamo poi con noi Marco Bardazzi, amico del meeting, che lavora per il meeting nei social network. Lui è caporedattore centrale della Stampa ed è del comitato editoriale della rivista. Io do la parola per primo a Massimo Kamisaska perché, diciamo, approfondisca quello che ho anche un po' solamente accennato di questo strumento necessario, perché poi leggere fa rimanere le cose, ecco. Invece noi spesso a volte parliamo in modo generico di questioni quando invece la particolarità
di volti, testimonianze, riflessioni, pareri, scoperte sono documentabili solamente in un lavoro serio e specifico. Ho seguito la realtà di Oasis fin dalla sua nascita, da questa intuizione profonda che ha avuto il Cardinal Scola a Venezia di interpretare il suo episcopato come un episcopato ponte. No, ogni vescovo è pontefice, quindi ogni vescovo dovrebbe essere ponte, ma lui, proprio perché a Venezia ha sentito profondamente la vocazione ponte di questa città, della storia di questa città, ponte fra Oriente e Occidente, ponte fra Occidente e mondo greco, ponte fra Occidente e mondo islamico, e ha cercato di coagulare questa funzione di ponte, di incontro, in questa rivista. Quando penso a una rivista di questo tipo, a che cosa penso e che cosa innanzitutto, a mio parere, vuole testimoniare e a quale bisogno vuole far fronte? Ecco, in questo mio primo intervento vorrei parlare proprio di questo, di quali bisogni fondamentali noi ci troviamo a rispondere. Che cosa io trovo guardando la gente che vedo tutti i giorni, la gente della mia città, della mia nuova città di Reggio Emilia, la gente che incontro nelle parrocchie, che incontro per le strade, perché giro molto per le strade della mia città, che è una città profondamente multietnica, sia nel senso dell'Oriente ortodosso, sia nel senso dell'Islam. Ecco, innanzitutto io, guardando i volti della gente reggiana e poi anche degli altri, vedo una necessità di conoscenza. È paradossale questo, se ben ci pensiamo, perché noi dovremmo vivere in un'epoca della conoscenza, in un'epoca in cui le notizie sono a portata di mano, a portata di schermo, a portata di tablet, sono in ogni momento del giorno, non più relegabili come un tempo al giornale del mattino o come un tempo a noi più vicino ai telegiornali che poi si sono moltiplicati durante la giornata. Sono ormai istantanee. La gente è bombardata di notizie ed è proprio questo che fa riflettere. Forse questo bombardamento di notizie e questo bombardamento di immagini ci allontana dai fatti. E perciò, in realtà, invece che favorire la conoscenza, ci allontana da essa. Un po' perché molte volte queste notizie sono in realtà selezionate e si dà la prevalenza a notizie che debbano colpire, che debbano scioccare. Proprio perché sono molte, dobbiamo cercare di renderle evidenti, di renderle impressionanti, di colpire, di bucare. Ma così si finisce talvolta per stordire e per disorientare. La frase di Gesù nel Vangelo: provo commozione di loro perché mi sembrano come pecore senza pastore, in realtà mi sembra si possa benissimo applicare a tanta gente di oggi. Forse dal punto di vista dell'informazione anche a ciascuno di noi, anche a me. Dove trovo dei pastori che possano aiutarmi a conoscere veramente, ad avvicinarmi ai fatti e a cercare le strade per leggerli. Dunque questo è un primo bisogno profondo,
La gente ha bisogno di essere aiutata a comprendere il momento presente. È una necessità non superficiale, non intellettualistica, che riguarda quindi soltanto qualcuno, l'elite o certe persone. È la massa che è disorientata, è la quantità della gente che è disorientata, perché questo dell'orientamento, del sapere come guardare, dove guardare, del sapere come leggere ciò che ci accade, è un bisogno di tutti. Non bisogno quindi di analisi sofisticate, ma bisogno di orientamento nel leggere i fatti. Mi sembra, quando parlo con la gente, di trovare persone come dentro delle ragnatele, avvolte da ragnatele, di cui non avvertono l'inizio e la fine. Questa pluralità di fatti, di immagini entro cui si trovano e che sono veicolate dalla televisione o da internet o dagli altri mezzi di comunicazione, penso ai social network, creano come una ragnatela di parole e di colori di cui appunto non si sa l'inizio e la fine, no? Che veicolano avvenimenti di cui sfuggono l'origine e la direzione. Non mi sembra di essere eccessivamente pessimista, ma di essere realista. Sento un grande bisogno di conoscenza e un grande bisogno di orientamento. Anche non mi sembra di essere un passatista se dico che rimpiango i grandi editorialisti di un tempo sui giornali, rimpiango in un certo senso i grandi inviati, no? Che mi davano il senso, oltre che il racconto di ciò che accadeva. Sì, un tempo c'erano le ideologie, no? E le ideologie, sappiamo, sono state anche fonte di grandi tragedie. Ma non c'erano solo le ideologie, c'erano anche gli ideali, cioè c'erano anche i punti di vista forti che muovevano la vita. E c'era la politica, che oggi purtroppo è molto povera e molto debole. In taluni momenti forse c'è stata troppa ideologia, troppa politica, e a questo ha portato anche a drammi intensi, no? Penso al terrorismo in Italia, no? Ma tutto ciò ci obbligava a pensare e a studiare. Allora io penso che oggi c'è questo grande bisogno di conoscenza e c'è grande bisogno di strumenti che ci aiutino a conoscere, non solo che portino cioè a noi notizie, non solo che portino fatti, ma che ci aiutino ad orientarci fra le notizie e i fatti e fra ciò che sta accadendo, no? Dove va l'Egitto? Nessuno ha la risposta a questa domanda. Però forse possiamo aiutare le persone a capire cosa sta accadendo, ad avere almeno delle letture. E perché si è arrivati a questo punto, no? Come mai colui che fino a 2 anni fa era il padrone indiscusso e poi è diventato il despota da punire con l'ergastolo e poi sembra verrà liberato domani o dopodomani, non sappiamo, no? Ecco, cosa sta accadendo? Quali sono i moti della storia, almeno della storia più recente, che ci aiutano a capire le grandi migrazioni di popoli, i grandi fenomeni per cui oggi il sud si sposta al nord e per cui il nord non riesce a trovare un suo volto, una sua unità, così da essere veramente e autorevolmente accogliente?
Come mai si è perduto il gusto della storia e il senso della storia? Ecco, dunque, sono tutte queste le linee in cui io vedo i percorsi positivi di una rivista come questa. Aiutare a conoscere, aiutare a capire, aiutare a vedere le linee fondamentali di sviluppo della storia, aiutare al gusto della memoria, che è ben altra cosa che le commemorazioni e gli anniversari. Perché vedete, se noi vogliamo progettare per il futuro, dobbiamo recuperare il senso di ciò che è accaduto, di ciò che abbiamo alle spalle. Se voi leggete l'enciclica Lumen Fidei, la cosiddetta enciclica a quattro mani, no? Lumen Fidei, trovate un'espressione formidabile: memoria futuri. Memoria guarda al passato nel suo essere presente e nella sua capacità di progettare ciò che vorrà. A questa sete di conoscenza chi può rispondere? Chi può aiutarci ad avere il senso della storia, ad avere il gusto della memoria? Purtroppo le agenzie, chiamiamole così, che dovrebbero soprattutto essere utili in questa direzione, si sono, strada facendo, molto indebolite. La famiglia dovrebbe essere il canale fondamentale di questa trasmissione. Ero piccolo, sono nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mio padre era stato in campo di concentramento e ricordo i suoi racconti del campo di concentramento, ma io avevo 3-4 anni e gli chiedevo: ma papà, ma che differenza c'era fra quella che tu chiami la Seconda Guerra Mondiale e la prima? A poco, ecco, mi veniva passato il gusto della storia, il senso della storia, la profondità della storia, che è il compito della famiglia, il passaggio di generazioni. La scuola, l'altro agente che dovrebbe essere l'agente fondamentale di questa comunicazione verso il futuro, del passato verso il futuro. E poi le comunità intermedie, fra questo metto dentro anche la Chiesa, metto dentro le parrocchie, metto dentro le comunità giovanili. Metto dentro anche i libri, i giornali, le riviste, i siti online. Le conoscenze spesso tolgono tempo alla conoscenza. Noi oggi, dicevo prima, no? Abbiamo la possibilità di accedere a un numero infinito di conoscenze, ma spesso la pluralità di queste conoscenze crea intorno a noi come un immenso prato di fiori di cui però fatichiamo a cogliere quelli più utili e quelli addirittura necessari per il nostro cammino. Ecco, che cosa chiediamo alla conoscenza? Vorrei riservare a un secondo intervento la risposta a questa domanda. Bene, grazie. Abbiamo iniziato a intuire molto bene. Prego. Questo rapporto tra il fenomeno impressionante dell'essere intercettati e pervasi da notizie e il tema delle agenzie, cioè dei luoghi che educano alla storia e alla conoscenza. E da questo punto di vista il soggetto di cui oggi parliamo, la rivista, il soggetto che ne sta alle spalle, è decisivo da questo punto di vista, e quindi anche comprendere anche noi qual è l'importanza dentro le tematiche di oggi della convivenza
quello che è Oasis. Chiederei appunto a Marco Bardazzi di approfondire questo tema, visto che lui è giornalista e che così si fa fatica, sembra ormai appunto abitudine, come accennava l'intervento precedente, poter trovare lo spazio per una conoscenza reale di alcuni fatti. E dunque qual è la sfida che lui sente anche collaborando alla rivista e anche per il suo lavoro? Certo, grazie, scusate, buonasera. E non poteva avere, penso, una migliore inquadratura il progetto Oasis della riflessione che Monsignor Camisasca ha appena fatto sul bisogno di strumenti di conoscenza. E, ovviamente mi sento chiamato un po' in causa, anche provocato, perché finisco un po' sul banco degli imputati, lavorando io in un grande giornale, occupandomi molto dei social media ultimamente, dei siti internet. Assolutamente no, ma il problema è che mi trovo fondamentalmente d'accordo, pur essendo sul banco degli imputati. Quindi la raccolgo come provocazione su di me e so benissimo che è una provocazione che condividono i miei colleghi, che viene condivisa perlomeno in quella parte del mondo del giornalismo che si interroga sulla grande frammentazione che oggi viviamo dell'informazione. Non siamo mai stati potenzialmente così informati come oggi. Non abbiamo mai avuto nella storia del mondo a disposizione strumenti per informarsi così capillari, così accessibili, così immediati come quelli che abbiamo a disposizione oggi. Eppure possiamo dirci più informati del passato, quando Sua Eccellenza ricordava i grandi inviati, i grandi editorialisti, accolto nel segno. C'era magari prima una minore diffusione dell'informazione, c'erano meno firme, ma c'era senz'altro un valore aggiunto, un contenuto di tanta informazione più chiaro da individuare. Oggi l'informazione arriva da tantissimi canali, resta difficile trovare quegli strumenti di conoscenza di cui parlava prima Monsignor Camisasca. Ecco, io personalmente trovo in Oasis un'oasi da questo punto di vista anche per il mio lavoro. Sono contento di essere stato coinvolto da alcuni anni dagli amici di Oasis per poter portare avanti questo tipo di lavoro, che non è il lavoro quotidiano. Ovviamente stiamo parlando di un semestrale, quindi i tempi sono assolutamente diversi, che però ha delle caratteristiche molto particolari, che secondo me sono anche le caratteristiche a cui deve attingere il miglior giornalismo per ritrovare quelle caratteristiche, per ritrovare quella strada che è quella che indicava prima Monsignor Camisasca. E proverei ad indicarne due. C'è bisogno oggi, forse più che in altri momenti della storia, di testimoni esperti, perché abbiamo tanti testimoni proprio per quella mole di informazione che ci arriva da ogni canale, ma il testimone esperto è un qualcosa di più, è qualcuno che può portare un tipo di valore aggiunto, di riflessione che va oltre la semplice testimonianza e ci permette di camminare su quella strada della conoscenza che veniva indicata prima. C'è bisogno, insieme ai testimoni esperti e per favorire questa testimonianza esperta, di un metodo. C'è bisogno di un metodo per raccontare la realtà, per stare di fronte alla realtà, che permetta di superare la frammentazione che ci rende oggi confusi anche nel dover trarre, per esempio, un giudizio su ciò che avviene. Pensiamo alle vicende dell'Egitto che venivano ricordate poco fa, pensiamo a quello che è successo soltanto poco tempo fa in Turchia, pensiamo a tutta la stagione che ha interessato i paesi arabi in questo periodo. Ecco, il giornalismo è importante e continuerà ad esserlo nel raccontare in presa diretta questi fenomeni, ed è importante che riscopra queste due categorie della testimonianza esperta e del metodo. Però il giornalismo ha inevitabilmente dei limiti. Qui entra in campo una realtà come la Fondazione Oasis. Perché? Perché l'altro rischio che esiste è che per superare l'immediatezza giornalistica si scada in una sorta di intellettualismo, nel tentativo di spiegare i fenomeni un po' per addetti ai lavori e soltanto a livello accademico, ma perdendo quel contatto con la realtà e quindi quel metodo che dà un valore aggiunto. Io penso che la grande intuizione del Cardinal Scola nel 2004, quando ha avvertito
da Patriarca di Venezia l'esigenza di provare a riflettere su questi temi, sul tema del rapporto tra il cristianesimo e gli islam, sul tema della presenza dei cristiani nei paesi arabi, sul tema dell'interazione tra queste realtà che molto spesso si guardano a distanza. Ecco, la grande intuizione, a mio avviso, del Cardinal Scola è stata proprio quella di partire da un metodo e di partire dall'individuare dei testimoni esperti. E il metodo è stato un metodo di amicizia, fondamentalmente. Cardinal Scola ha riunito alcune dei più grandi testimoni esperti, a mio avviso, che esistono in questo momento nel giudicare il mondo arabo e nel capire le dinamiche che avvengono nei vari paesi, che sono tutte diverse, non sono necessariamente tutte assimilabili. Ma lo ha fatto creando un network, creando una rete di amicizia che in questi quasi 10 anni, sono 10 anni l'anno prossimo, ha continuato a fare un cammino che non è soltanto un cammino di rapporti accademici, che sono importanti, o di rapporti universitari, che sono decisivi, ma è un cammino di rapporto tra persone che si incontrano, che sotto la guida di una figura che è un po' la figura del maestro, in questo caso quella del Cardinal Scola, fanno un continuo cammino di conoscenza per tentare di decifrare ciò che stiamo vivendo. Ecco, Oasis è tutto questo e il risultato è una rivista che è diversa da qualsiasi altra che voi possiate trovare, una rivista che produce un nuovo modo di giudicare la realtà. Penso a una delle più interessanti provocazioni che il Cardinal Scola ha lanciato con Oasis in questi anni, che è quella del meticciato di civiltà e culture, una categoria che tenta di dire che cos'è che sta avvenendo e perché è così difficile viverlo, questo momento di incrocio tra le civiltà e tra le culture che storicamente siamo chiamati a vivere. Però Oasis lo fa attraverso una rete di persone, di amicizia e attraverso soprattutto il racconto di quei cristiani che nei paesi arabi ci vivono, non soltanto attraverso il racconto di noi che da lontano li osserviamo, di quei cristiani che si ritengono, si definiscono arabi, di quei cristiani che nei luoghi dove oggi si combatte ci vivono da 2000 anni. Ecco, è attraverso di loro che Oasis ha scelto molto spesso di raccontare quella realtà, mettendoli in contatto poi con gli esperti delle grandi università americane o gli esperti che vengono dal mondo degli islam asiatici, che è una realtà molto spesso diversa. L'esempio di questo metodo lo trovate in questo numero della rivista, che ovviamente è stato chiuso, essendo un semestrale, un po' prima di ciò che vediamo in Egitto, eppure non perde niente della sua attualità. Questo numero in particolare, che poi trovate anche all'uscita, è mirato sul problema dell'economia, e l'economia è uno degli aspetti molto spesso trascurati per cercare di capire perché in questo momento in piazza Tahrir o nelle altre zone del Cairo accade quello che accade. C'è comunque un bisogno dell'uomo che va spiegato e che va approfondito, che è vero al Cairo come è vero qua da noi. Se noi riflettiamo così tanto come facciamo sulla nostra crisi economica, non possiamo poi mettere da parte questo aspetto per riflettere su ciò che sta avvenendo nei paesi arabi come se lì le categorie fossero altre. La crisi economica ha un peso fondamentale anche in quello che stiamo vedendo là. Trovate in questo numero un profilo del Papa Copto del Cairo, che è un protagonista suo malgrado e in prima linea in questi giorni, in quello che sta avvenendo, ma è qui, e leggendo per esempio il racconto sulla sua vita, che si capisce l'importanza di quello che sta facendo e si contestualizza le cose che vediamo la sera al telegiornale. Trovate degli spunti sulla Turchia che vi fanno capire meglio ciò che magari con un flash i telegiornali o i giornali vi hanno raccontato nelle scorse settimane. E trovate una serie di spunti, e qui mi fermo, se c'è tempo magari li riprendiamo, ma una serie di spunti che vi proiettano oltre, vi faranno capire prima cose che magari sui giornali arriveranno soltanto quando esplodono. Perché? Perché il testimone esperto messo di fronte alla possibilità di raccontare con i suoi strumenti le cose che vede percepisce molto spesso cose che poi noi giornalisti, per esempio, arriviamo a capire soltanto quando purtroppo iniziano a sentirsi il rumore delle armi.
secondo tempo. No, Kamisaska chiudeva il suo primo intervento con una domanda molto interessante a cui adesso vuole rispondere. Che cosa chiedo alla conoscenza? Perché questo mette in azione anche noi, cioè come protagonisti rispetto a quello che abbiamo sentito descrivere come situazione e di ciò che accade e di come se ne viene a conoscenza. Sì, che cosa chiedo a queste agenzie di conoscenza di cui ho parlato prima? Perché, ripeto, c'è nella gente una forte sete di conoscenza e la disaffezione, per esempio, che la gente ha nei confronti della carta stampata non viene soltanto dalla nascita dell'online, ma viene anche dalla delusione. Viene dalla delusione per non riuscire a trovare degli strumenti adeguati alla propria sete di conoscenza. Allora, io penso che oggi la gente, è chiaro, la gente cerca innanzitutto pane, cerca lavoro se non ha posto di lavoro, no? Però cerca anche di capire come mai io ho perduto il posto di lavoro ed è possibile che io lo riabbia, cioè che cosa sta accadendo non solo nella macroeconomia ma anche nella microeconomia perché io possa immaginare se qualcosa di positivo possa ancora capitare nella mia vita e nella vita della mia famiglia. Quindi la gente ha bisogno di strumenti semplici per capire la storia vicina, per capire che cosa è successo e che cosa potrà accadere, che cosa ci ha portato fin qui e che cosa potrà aiutarci a portarci fuori dallo stagno, fuori dalla difficoltà, fuori dalla paura, fuori dall'assenza di prospettive. È chiaro che non si tratta di letture apodittiche che non possono essere contraddetti da nessuno, altrimenti cadremmo nell'ideologia. Si tratta di orientamenti, aiutare la gente ad orientare la propria lettura, ad avere una propria opinione, a capire cosa succede. Poi, in secondo luogo, quali sono gli ideali in gioco? L'uomo è mosso sempre da desideri. Possono essere desideri confessati o inconfessabili, raccontati o non raccontabili, ma l'uomo è mosso sempre da desideri. Allora, quali sono i desideri che oggi muovono più potentemente questa nostra realtà? Concordo poi profondamente con quello che ha detto Bardazzi poco fa, e cioè testimonianze che ci facciano entrare nel merito di ciò che accade, un racconto che diventa un giudizio o che ci aiuta a un giudizio. E poi aiutare la costruttività della speranza, cioè farci capire dove possiamo andare e dove possiamo collaborare per andare a fare un passo avanti. Faccio soltanto un esempio, quello proprio della crisi economica. Io personalmente cerco di informarmi nei ritagli purtroppo molto ristretti del mio tempo di oggi. Sono stato bombardato da milioni di pagine cartacee e online e ho fatto una fatica terribile a capire qualcosa di ciò che stava accadendo e di ciò verso e dei punti verso cui si stava andando. Ma io non avevo un posto di lavoro da perdere, so che lo perderò quando avrò 75 anni, ma oggi non lo perdevo, ma incontravo gente che aveva perduto il posto di lavoro e ho incontrato, ahimè, la tragedia di imprenditori della mia diocesi impiccati a causa del fatto che le banche non davano più credito per la loro piccola impresa.
sacrifici anche là dove non si arrivava a gesti tragici. Ho incontrato imprenditori che hanno venduto tutto, la loro casa, pur di salvare qualcosa della loro impresa. Sacrifici per la loro famiglia, per il futuro immediato che si oscurava. Ecco, quanto in questi momenti drammatici è importante per aiutare una costruttività della speranza sapere anche un po' leggere ciò che sta accadendo. Vedo un'ulteriore necessità, pensando alla gente che incontro tutti i giorni, che le conoscenze siano accessibili e siano il più possibile semplici e semplificate. Cioè che si dia alle persone la possibilità di capire ciò che si legge. Vi assicuro che nelle pagine di economia dei quotidiani è molto difficile capire ciò che si legge. Secondo, conoscenze che non solo siano semplificate, sembra in contraddizione, ma non lo è, ma che rispettino la complessità della vita. Ho trovato molto interessanti e molto vere queste pagine di Oasis, per esempio il primo saggio della professoressa Beretta sull'economia, perché mosso proprio da questa preoccupazione che la semplificazione non fosse cancellazione della complessità della vita dell'uomo e della molteplicità delle dimensioni della vita dell'uomo. Quell'oltre che lei ha cercato di mettere in luce nel suo articolo, per non ridurre l'uomo a homo economicus, ma per mostrare che la verità dell'economia sta in una visione più globale di tutta quanta la realtà, mi ha molto colpito positivamente. Vorrei soltanto leggervi tre righe. La ragionevolezza e la convenienza uscire da tre riduzioni. L'innovazione economica, sociale e politica richiede soggetti geniali nel cogliere e tracciare nessi con gli altri e con le cose, nell'intuire quello che non è evidente, nel guardare lontano, nel tempo e nello spazio, sempre con i piedi per terra. A chi non è interessato alla dimensione del di più, alla dimensione simbolica, immateriale, trascendente, la realtà dello sviluppo continua a rimanere un enigma indecifrabile. Quindi testi, articoli, contributi che mi aiutino a tener presente la complessità della vita dell'uomo e la molteplicità delle sue dimensioni. E da ultimo, che tengano presente la mondialità degli avvenimenti. Oggi non esiste più un avvenimento il cui significato può essere colto confinandolo al piccolo spazio in cui avviene. Ogni avvenimento è mondiale, ha una ripercussione sul tutto e deve essere colto in connessione con la totalità della storia presente. Quindi semplicità, molteplicità, non ridurre l'uomo a homo economicus, a homo politicus, a macchina, cogliere l'uomo nella pluralità delle sue esigenze e poi credere fortemente, ecco, e questo mi sembra un po', se dovessi ricondurre a una frase soltanto, ecco, se mi chiedeste dimmi in una frase Oasis, io direi così: la libertà si ribellerà e creerà nuove correnti di storia. Grazie. Adesso chiedo a Marco Bardazzi una breve finale per anche cogliere di questo numero, perché per iniziare a godere di questo strumento possiamo partire da quello che c'è subito a disposizione. Sì, tre parole anche operative: la semplicità, la molteplicità e questa frase molto bella sulla libertà, mi sembra che già riassumano in pieno il senso della rivista. È chiaro che io onestamente non vi posso promettere che ogni articolo
della rivista che leggete risponda in particolare al criterio della semplicità, e in ogni caso molto spesso sono dei contenuti anche densi, però ecco, è veramente una guida per approfondire tutta una serie di temi che ci sentiamo arrivare addosso oggi, che sono difficili da mettere in un contesto. Ci terrei a segnalare che la rivista semestrale, che peraltro poi è in inglese, è in arabo, è in francese, ha anche una funzione missionaria, non secondaria, è parte di un insieme di iniziative che possono essere degli strumenti utilissimi per voi per compiere questi passi che Monsignor Camisasca indicava. C'è un sito internet molto ricco, gli amici Maria Laura Conte e Martino Diez di Oasis, che sono qua, lo curano con costanza e con quasi quotidianità. C'è una newsletter a cui potete abbonarvi via mail, e che vi dà il meglio della stampa mondiale in questo momento, e quindi vi aiuta a scegliere testimoni esperti in questo momento di confusione generale. Ci sono una serie di eventi che vengono organizzati da Oasis, c'è una collana di libri che permettono di approfondire ulteriormente questi passaggi. Ecco, tutto insieme, diciamo che mi sembra che dia il quadro di che cos'è questa oasi dove andare ad abbeverarsi con una modalità diversa in quello che molto spesso è un deserto informativo che ci lascia con la bocca asciutta. Grazie. Un'ultima connessione. Qui dal meeting abbiamo lanciato un appello per i cristiani perseguitati nel mondo. Questo tema della conoscenza, della loro testimonianza, del loro stato di vita che compare in questo lavoro della rivista è un elemento a sostegno di questo appello, perché questo non finisca solamente in una firma, ma è conoscere, sapere, fa venire il gusto di incontrare, fa venire il gusto di pregare per loro, fa venire il gusto per una convivenza sempre più umana e sempre più vera con chiunque. Grazie ai nostri relatori, all'uscita trovate anche degli strumenti per abbonarsi e per ricevere la newsletter della rivista. Grazie, arrivederci alle 7:00.